La malattia del reflusso gastrico, nella maggior parte dei casi, non è altro che il risultato di molteplici cause, spesso accumulate negli anni, di carattere medico, fisioterapico ed emozionale, per cui è una malattia che va indagata e trattata a 360 gradi con un approccio multidisciplinare, perché è impossibile osservare l'essere vivente da un solo punto di vista, si sbaglia sempre così. E la novità di questo approccio multidisciplinare è proprio l'aspetto fisioterapico nella cura del reflusso gastrico. Ma perché proprio la fisioterapia? Beh, perché è necessario sapere che da un punto di vista terapeutico, qualsiasi sia la causa prima che sottende il reflusso, è stato visto come compaia con evidenza un diaframma contratto che va a spingere costantemente sullo stomaco sottostante, creando così una reazione a catena, come un rallentamento dello svuotamento gastrico, causando quindi gas addominali e gastrici. Perché? Perché quando un cibo fermenta produce aria e quindi la cosiddetta bolla gastrica, che salendo verso l'alto stimolerà il cardias ad aprirsi con conseguente reflusso, ma anche con conseguente tachicardia del reflusso per l'intima vicinanza della punta del cuore con il diaframma. Inoltre si avrà anche aerocolia, e cioè aria nel colon, per una stasi circolatoria addominale e si sarà anche predisposti per un'ernia iatale. Per cui è facile capire come si possono avere già grandi risultati trattando anche solo il problema meccanico del reflusso gastrico o di un'ernia iatale con delle tecniche fisioterapiche specifiche. Nel prossimo video ti parlerò del cardias beante, quindi della struttura che permette il reflusso in esofago. Ti spiegherò perché delle tecniche fisioterapiche specifiche possono ripristinare di nuovo la sua funzione.